Buona serata ben ritrovati su Rossini TV. Questa è una nuova puntata di Sinfonia di Maestri e in questa puntata facciamo un po' un bilancio di come sta andando la stagione meravigliosa dell'Orchestra Sinfonica Rossini, ma sarà anche l'occasione per conoscere i prossimi concerti. Allora do il benvenuto a Saul Salucci, che è presidente e sovrintendente. Benvenuto Saul. Benvenuti tutti voi, buonasera a te e a tutti i telespettatori. E poi do il benvenuto a Paolo Rosetti, che è il direttore artistico. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, il 29 febbraio è il compleanno di Gioacchino Rossini e allora tra le iniziative che eh, vengono dedicate al suo compleanno 2024 non poteva mancare chiaramente anche il concerto che l'Orchestra Sinfonica Rossini organizza per celebrare il Grande Maestro. E allora segnatevi questa data: 5 marzo alle ore 21. Rossini, compleanno tra amici. Un omaggio meraviglioso al Cigno Pesarese. Eh, in questo spazio in questo concerto che sarà eh, diretto dal maestro Daniele Agiman. Prima di andare a parlare però di questo, di questo nuovo appuntamento, e Saul, facciamo così un bilancio di come sta andando la stagione in questo anno appena iniziato. Allora sì, è un anno davvero particolare perché quest'anno, nel 2024, l'Orchestra Sinfonica Rossini compie 30 anni, anzi li abbiamo appena compiuti perché è il 24 febbraio del 1994, il giorno in cui un gruppo di giovani strumentisti decidono di formalizzare il tutto costituendo l'associazione che ancora oggi gestisce la nostra attività. Quindi è un anno speciale, per questo anno speciale abbiamo... Eh, una stagione maxi, quindi stiamo facendo tante cose e mi piace ricordare una su tutte: i tre concerti a, a Capodanno, Senegalia al mattino, fanno il pomeriggio e Pesaro la sera, certamente faticosi per i professori, però insomma di grande soddisfazione una stagione che ha tanti appuntamenti e mi piace salutare. Il ritorno del grande pubblico ai concerti per ora abbiamo sempre avuto dei bei pieni. Che bello, insomma, una bella notizia. Questo vuol dire anche che avete sempre un'offerta molto appetibile e accattivante. Quindi, complimenti a tutto lo staff e il team dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Invece, adesso ehm, per quanto riguarda proprio la settimana rossiniana no? e il compleanno di Rossini, qual è il contributo che darà la vostra orchestra? Sì, noi come Orchestra della Città di pesaro orchestra ufficiale ci piace eh, accompagnare i momenti dell'anno particolari momenti in cui l'amministrazione e il nostro territorio sviluppa le cosiddette politiche culturali quindi da quando si è pensato di istituire oltre al periodo eh, di agosto dedicato a rossini anche la settimana del compleanno o non compleanno mm -hmm. l'orchestra ha sempre programmato in quella settimana delle attività e quindi diciamo che è un po' la funzione di, di un'orchestra che programma a proprio piacimento per le proprie corde l'attività ma che ascolta anche le esigenze del territorio. Quindi quest'anno ci sarà un bel concerto in cui metteremo insieme diversi compositori, e assolutamente un concerto professionale con il nostro direttore principale e due grandi solisti. Do la parola adesso al direttore artistico, il maestro Paolo Rosetti. Quali sono le sensazioni, ma soprattutto eh, la responsabilità che hai in questo ruolo importante? Buonasera, <ride> io sono naturalmente molto onorato e molto grato al sovrintendente che ha deciso di promuovermi, perché io vengo proprio dall'orchestra, suono in orchestra tuttora. E poi da segretario artistico sono diventato direttore di area artistica e ora questo importante ruolo. Dico sempre che la parola direzione non rimanda a un, a un comando, ma piuttosto a un timoniere che aiuta eh, il sovrintendente a dirigere la nave nella direzione giusta appunto che si vuole dare. Eh, ci sono grandi responsabilità, ma anche appunto, un grande onore perché la famiglia è molto unita e ha un, tantissime cose in programma anche per il futuro. Abbiamo l'agenda piena per i prossimi due anni, quindi direi che cose da fare. Che poi Paolo e anche Saul è una nave grande perché eh, quanti componenti siete? Circa. L'orchestra sale eh. spesso sul palco con una cinquantina di professori e eh. professoresse d'orchestra. Ecco, quindi insomma ci vuole un bel impegno a dirigere e a coordinare questa questa orchestra. Ma adesso torniamo al 5 marzo, quindi mi raccomando iniziate a prenotare a comprare i vostri biglietti perché è un concerto da non perdere. E allora vogliamo sapere eh, dal maestro che cosa ci dobbiamo aspettare da questa celebrazione di Rossini in occasione del suo compleanno. Visto che stiamo dando i numeri, anzi gli anni, eh, abbiamo deciso per questo concerto di tornare al 1822, quando Rossini viene invitato a Vienna e insiste tantissimo per incontrare il maestro Beethoven, che allora era un'autorità eh, nel mondo viennese, però era un'autorità ormai chiusa in casa perché afflitto da mm. sordità e quindi eh, lontano da tutti, licenziava la propria servitù ogni sei settimane, si narra, eh, però lui insiste, insiste finché non riesce finalmente a salire in questa soffitta sporchissima, polverosissima, dove trova un Beethoven molto eh, infelice. Beethoven lo dice in italiano, dice sono infelice, e Rossini rimane molto colpito da questo stato di un maestro così importante, perché in Europa era uno dei maestri più eh, acclamati decide di far partire una raccolta fondi, cerca di convincere eh, Vienna a dargli una casa migliore, ma gli dicono è inutile, da quando è a Vienna ha cambiato casa 80 volte. Eh, per cui, <ride> però Rossini sicuramente, dicono i biografi, rincontra Beethoven se non altro per portare le somme che raccoglieva per l'amico, perché era un'amicizia appena nata di fatto, però evidentemente già molto solida. E quindi abbiamo unito eh, i brani di Rossini con la seconda sinfonia di Beethoven, che eh, segna un mm, momento importante nella vita del compositore, perché è subito dopo aver fatto testamento, quindi un momento non molto felice, mm, certo. ma allo stesso tempo una sinfonia assolutamente piena di felicità. A proposito di Beethoven, avremo l'occasione di ascoltarlo al meglio in un altro concerto, quindi segnate anche questa data, lunedì 11 marzo alle ore 21 al Teatro Rossini c'è cioè Beethoven Nona, quindi la Rossini sarà impegnata in una delle pagine in assoluto più amate del repertorio appunto mondiale, la Nona Sinfonia di Beethoven, opera 125 detta Corale. Questo stesso Concerto verrà proposto qualche giorno dopo l'esibizione pesarese anche in Vaticano come di consueto. E allora, Saul, andiamo a parlare proprio di questo concerto. Raccontaci eh, che cosa ha di meraviglioso questa, eh, questa sinfonia, quest'opera. Allora, innanzitutto, la Sinfonia numero 9 di Beethoven è forse l'opera più importante proprio di tutto il repertorio. E il maestro Rosetti poi farà un approfondimento. A me piace sottolineare che questa composizione sarà eseguita a seguito di un progetto molto importante che stiamo portando avanti da circa dieci anni. È un progetto di collaborazione tra tre stati, l'Italia, e siamo noi di Pesaro, Città del Vaticano, e il Giappone. E quindi mi piace subito eh, ringraziare il tenore manager Masahiro Shimba che eh, ci ha coinvolto in questa bellissima attività. È un'attività concertistica di preghiera, perché nasce tutto dalla commemorazione del um, terremoto e maremoto, il famoso tsunami di ai noi, famoso tsunami che eh, nella regione del Tohoku nel 2011 colpì appunto le coste del Giappone, facendo, pensate, eh, 19.000 eh, morti accertati. Altri 2.500 dispersi e 6.200 feriti. E tutta questa tragedia ha fatto sì che eh, nascesse questa attività di preghiera musicale tra Italia e città del Vaticano. Eh, con noi è sempre stato il cardinale eh, Monsignor Francesco Monterisi, cardinale molto importante, basti pensare che è stato il segretario nell'ultimo conclave, quello che ha eletto Papa eh, Francesco, e sempre insieme per una cosa molto particolare, cioè mi ha sempre fatto strano quando siamo andati in Giappone perché abbiamo fatto almeno quattro tournée. Eh, importanti in tutto il Giappone, dal nord al sud, in città importantissime, Tokyo, Kyoto, eh, Sapporo, Sendai, eh, bellissime tournée, però i momenti di preghiera sono sempre stati quelli che mi hanno più colpito, perché quando si pensa a delle tragedie di questo tipo, si pensa soprattutto alla vicinanza, diciamo, di ordine economico, no? sì. cioè bisogna ricostruire Fisica. soldi, sì. beneficenza. In realtà... Giappone è eh, un, un popolo di eh, persone operaie, nel senso che appena succede qualcosa loro vogliono ricostruire, tant'è vero che non hanno nemmeno il culto delle rovine, deve essere tutto perfetto, quindi rifanno sempre tutto perfetto. Ma quello di cui avevano bisogno e hanno bisogno è proprio di una vicinanza tra popoli. E quindi noi siamo andati a suonare semplicemente per dimostrare vicinanza. E lo abbiamo fatto nei memoriali, abbiamo suonato al memoriale dove passò l'onda e noi eravamo sotto a suonare, vedevamo il segno in un lampione molto alto in cui passò l'onda. E abbiamo suonato anche in un altro contesto, invitati a Hiroshima, abbiamo suonato proprio dove cadde la bomba. E, e quindi diciamo che questa attività è un'attività bellissima perché è concertismo di grande livello però è anche bello questo aspetto sì. di solidarietà umana che, che è nato tra noi e il popolo giapponese. Emozionante sicuramente, è bello, bellissimo, è bello questo progetto. E invece Maestro Rossetti andiamo allora a parlare eh, concretamente di questo concerto che ci aspetta appunto l'11 marzo. Sì, 200 anni dopo eh, eseguiamo la nona di Beethoven, che vide la luce proprio nel 1824, eh, scritta da un Beethoven ormai sordo, ed è famosa soprattutto per questo ultimo movimento in cui intervengono quattro solisti e il coro intonano il cosiddetto inno alla gioia ehm, che viene da un ode del poeta tedesco schiller eh, molto amata all'epoca tanto che si calcola che circa 40 compositori eh, l'hanno messa in musica eh, mi piace ricordare che all'inizio il titolo era ode alla libertà poi erano anni in cui la parola libertà eh, poteva essere un po pericolosa e quindi fu mutata in ode alla gioia è comunque quindi un un inno alla, alla felicità eh, che, scritto da un compositore ormai sordo, quindi ritirato quasi del tutto a vita privata, eh, fa ancora più effetto. E la cosa anche che mi piace ricordare è che anche il resto dei movimenti della nona, bellissimi, sono eh, solo orchestrali, ma solo si fa per dire: nel senso che l'orchestra è impegnata in tutte le sezioni. E hanno dei metronomi, cioè delle velocità molto più tranquille delle sinfonie precedenti. Segno di un compositore che, dopo tante battaglie, è stato un compositore molto tormentato, eh, seguiva l'ideale illuministico e mh, a un certo punto aveva trovato la pace. E questa pace si trova in questa opera monumentale che è davvero segno. Sì, esatto. Allora abbiamo due concerti da non perdere. Io ve li voglio ripetere, appunto. È quello del 5 marzo, Teatro Rossini, con Rossini, compleanno tra amici. E quello di lunedì 11 marzo alle ore 21 con Beethoven, nona. Vi ricordo anche i biglietti che sono in vendita presso il botteghino del Teatro Rossini, che è aperto dal mercoledì al sabato, dalle 17 alle 19.30. Nei giorni di spettacolo potete acquistare i biglietti dalle 10 alle 13 ma anche dalle 17 fino all'inizio dello spettacolo oppure se preferite andate su vivaticket.it io ringrazio sì saluto scusami sì eh, eh, complimenti per tutta la, la, la promo a questo concerto mi ero dimenticato una sì, cosa fondamentale diciamola. Che, eh, è il direttore principale Daniele Agiman ad averci eh, messo in contatto con il maestro Shimba e quindi è giusto ricordare che la genesi dell'orchestra Rossini con il Giappone, mm. peraltro sfociata nel gemellaggio tra Pesaro no, eh, e la città di Kakegawa, ge gemellaggio eh, firmato da, da, dal sindaco Matteo Ricci, eh, e quindi nasce un po' tutto da questa conoscenza e in questo concerto avremo oltre 100 esecutori, di cui una parte italiani, noi l'orchestra e il direttore d'orchestra Daniele Agiman, e poi i solisti e buona parte del coro proverranno proprio dal Giappone. Un'unione di artisti, bellissimo! Quindi, un concerto, anzi, due concerti da non perdere. Io ringrazio i nostri ospiti, Saul Salucci e il maestro Paolo Rosetti, per essere stati con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. e buona serata a tutti voi.